Allora, sì, avevo letto anch'io una roba simile, cioè Pjanic valutato 70 milioni di euro e Arthur valutato 80 milioni di euro, e quindi il Barcellona gradirebbe una contropartita tecnica, anzi economica, di circa 10 milioni di euro. La Juventus non sarebbe intenzionata a fare questo, vorrebbe fare tutto alla pari, quindi io ti do Pjanic, tu mi dai Arthur completamente alla pari, e addirittura si parlava di un ingaggio almeno duplicato per quanto riguarda Arthur, dato che guadagna tra i 2,5 e i 3 in questo momento al Barcellona. La Juve sarebbe pronta a dargli tra i 5 e i 6 milioni di euro. Ovviamente io, quando ho parlato in passato di questa operazione, ero stato molto più basso. Avevo detto che si poteva andare a valutare Pjanic all'interno di uno scambio intorno ai 60 milioni di euro. Ero completamente ignorante per quanto riguarda Arthur. Ci sono andato vicino, perché se Pjanic lo valutano 70, secondo me è ancora più gonfiata questa valutazione. Ma è anche vero che dall'altra parte, anche valutare Arthur 80 milioni diventa un centrocampista molto 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 pagato, eh? Andiamo a ricordarci che Pogba è stato pagato 110-115 milioni di euro, quindi siamo quasi lì vicino. Ovvio che se non devi tirare fuori cash, ma diventa una roba scambiata, tu puoi farli valutare quel cazzo che ti pare, il cazzo che ti pare, il cazzo che ti pare. E ovviamente la trattativa diventa più interessante per quanto riguarda i due club, soprattutto anche sotto il profilo economico della plusvalenza del bilancio, che aiuta sempre tantissimo, soprattutto in un momento come questo, in cui per via del lockdown e per via del Covid ci sarà una crisi economica che andrà a colpire anche settori prima fertili come il calcio, dove giravano tantissimi soldi, dove girano ancora, ma dove sicuramente c'è stato un rallentamento dovuto al fermo dell'economia di questi mesi. Quindi, come la vedo questa operazione? Non lo so. Io sono dell'idea che Pjanic abbia finito il ciclo a Juve, e sono anche dell'idea che lui voglia andare a Barcellona, e sono anche dell'idea che la Juventus abbia stilato una lista di 1, 2, 3 nomi al massimo per sostituire Pjanic proprio in direzione a Barcellona, dal Barcellona. Mi viene in mente appunto Arthur, mi viene in mente De Jong, anche magari buttato lì così alla carlona, come si suol dire, per vedere la risposta del Barcellona, che probabilmente sarà stata no, e poi non lo so chi altri, ma probabilmente sono stati questi due nomi che la Juventus ha buttato lì al Barça tanto per. E Arthur non ne voleva sapere, e c'è da capire se il Barcellona in questo momento gli sta facendo capire che non c'è posto per lui in rosa, non c'è posto per lui il prossimo anno, e che quindi dovrà cercare di accettare l'opzione Juventus, anche perché non sta andando al Chievo Verona in Serie B, sta andando alla Juventus in Serie A e a giocare la Champions, sostanzialmente. Valutazione molto alta, ingaggio molto alto. L'unico dubbio adesso rimane legato al fatto che possano giocare Pjanic e Arthur, dovesse essere vera questa cosa, perché ovviamente se uno dei due si fa male salta tutto e si va a rivalutare completamente un'operazione che in questo momento sembra vantaggiosa sotto il profilo economico e anche sotto il profilo tecnico, perché Pjanic ormai è un giocatore in uscita dalla Juve, un giocatore che in questo momento la Juve ha poco da dare e non vuole probabilmente nemmeno rimanere alla Juve, quindi tanto vale fare questo scambio. È anche vero che sta dall'altra parte arriva Arthur, che è un giocatore che non sembra convintissimo e che abbiamo dovuto cercare di convincere in questi giorni, e non sono sicurissimo di volere un giocatore che non è convinto di venire alla Juve. Poi, ripeto, sicuramente sotto il profilo tecnico un Pjanic che non vuole rimanere è meno rispetto a un Arthur che non vuole venire, perché Arthur, una volta che arriva, poi sicuramente si mette in una condizione, e invece Pjanic ci spingerà fino alla fine per andare via. Quindi, secondo me, questa è la chiave di lettura che va data a questa operazione. Un'operazione che sotto il profilo economico è vantaggiosa per tutti e due, e che sotto il profilo tecnico potrebbe diventare vantaggiosa, anche perché ricordiamoci che comunque Arthur ha 23-24 anni, mentre Pjanic è un classe 90, quindi c'è anche una bella differenza a livello di età. E Arthur potresti poi magari un giorno rivenderlo. Non dico a questi prezzi, o magari sì, perché potrebbe essere il mercato dei prezzi ancora più gonfiati nei prossimi anni, però bisogna vedere come si evolverà il mercato post-Covid. E certo, mettere ad acquisto un bilancio di 80 milioni, ovviamente per incassare una plusvalenza e quindi una valutazione in uscita altrettanto alta, potrebbe essere l'unico modo probabilmente per arrivare a quelle cifre lì, perché pagarle cash, secondo me, quest'anno non se ne parla.